Mi chiamo Maurizio Russo, faccio parte di Electroadda, costruttore motori elettrici e faccio parte del board dell'azienda. Ho poi una carica istituzionale in ANIE, nell'Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche ed Elettroniche, come responsabile presidente del gruppo Macchine Rotanti e Azionamenti. Per quanto riguarda il settore dei motori elettrici, in particolare stiamo vivendo un momento importante e di grande passaggio. Nel 2008 è stata varata la prima norma europea, la EN60034.30, che ha sancito una efficienza minima per quanto riguarda le macchine che devono lavorare sul suolo economico europeo. Nel 2009 è stata varata dalla Comunità europea la prima direttiva 640/2009 che indica esattamente quali sono i termini per i quali i motori devono e possono lavorare sul suolo economico europeo, quindi in particolare alcune caratteristiche essenziali per poter lavorare in Europa. Questa direttiva e questa norma hanno quindi visto tre step: uno che è già in essere. Da giugno del 2011 le macchine in IE2, che sono praticamente il nome con il quale vengono registrate le macchine, IE1, IE2, IE3 per quanto riguarda la parte di efficienza. Quindi nel 2011 si è partiti col primo step, adesso il prossimo step sarà il primo di gennaio 2015 e il terzo il primo gennaio 2017. Questo porterà naturalmente ad utilizzare motori più efficienti ed essendo il motore elettrico il 40% dell'energia consumata in totale in Italia, naturalmente, e nell'industria il 70%, è chiaro che a utilizzare macchine a più alta efficienza avremo un risparmio all'interno delle singole aziende, ma anche come sistema Italia.